ovviamente agiscono bar ed esercizi pubblici, ecco presidi contro la violenza di genere. È stata presentata in Fiera Padova la campagna Sicurezza Vera, una sinergia tra Polizia di Stato e FIPE, l'associazione di categoria che rappresenta i pubblici esercizi. Sentinelle di territorio, perché noi guardiamo negli occhi tutti i nostri clienti e abbiamo immaginato di metterci al servizio delle donne e delle difficoltà che incontrano. Questo è un modo per riaffermare la nostra presenza, per riaffermare la nostra funzione e soprattutto per formare chi vive pubblici esercizi nell'intercettare come sentinella magari una forzatura, uno sguardo, una sofferenza e mettersi in contatto con quelle che invece sono deputate a garantire la sicurezza della popolazione, che appunto è la Polizia di Stato e le forze dell'ordine. Padova quindi diventa una delle 20 città pilota, unica nel Veneto, in cui questo protocollo verrà attuato. Pensiamo che c'è un bar ogni 250 abitanti, questi sono i numeri. Questo passaggio porta il pubblico esercizio a non essere più solo un biglietto da visita, ma essere un presidio di sicurezza. Presidio che non vuol dire un pronto soccorso, ma vuol dire prevenzione. Quindi un punto di riferimento per le donne che hanno necessità. Il legame che baristi e ristoratori hanno con il territorio è fondamentale per lottare contro la violenza di genere. Il recente femminicidio di Noventa Vicentina è solo l'ultimo caso di sopraffazione. Va fatto un cambio di mentalità. È uno stilicidio, non c'è giorno in cui non si parla, sui giornali non ci sono storie che riguardano le donne ammazzate o violentate da chi diceva di amarle. È un problema culturale, più che un problema di polizia, di un problema di sanzione penale. La sensibilizzazione contro femminicidi e violenza di genere deve partire dai primi anni di scuola. Occorre agire sulla cultura, iniziando dalle scuole primarie e via dicendo.